Ciao ragazzi e benvenuti alla prima puntata, la prima giornata di campionato e dunque la prima puntata dei video commenti della Serie A, sulla Serie A Team. E allora, ieri ho fatto il video su Juventus Cagliari, per cui Juventus Cagliari non la tocchiamo, come già ampiamente detto negli altri video. Arriviamo a parlare subito della partita del Napoli che ieri ha giocato contro il Verona e ha vinto 3-1, una partita che il Napoli si è complicato da solo perché all'inizio il Napoli era passato in vantaggio con un'autorete, un gol irregolare e poi parleremo della VAR perché era stata forse la protagonista assoluta di questo torneo, di questa prima giornata. Gol, autogol, la VAR non è stata chiamata inspiegabilmente lì, il Napoli poi ha raddoppiato con un bel gol di Milik, sul 3-0 poi è arrivato il gol del Verona all'83esimo e il Napoli in quei 10 minuti poi ha un po' sofferto. Parere personale, continuo a pensare che la Juve sia favorita nonostante tutto quello che viene detto da altri giornalisti. Il Napoli per poter lottare per lo scudetto dovrebbe essere più solido difensivamente, ma il tipo di gioco che fa il Napoli non è una questione di uomini, è proprio una questione di tipo di tipologia di gioco. Il tipo di gioco che fa il Napoli molto dispendioso e porta spesso ad avere dei buchi dietro che possono purtroppo per loro regalare occasioni come quella del gol del 3-1. E poi dunque invece alle 6 oggi si è giocata Atalanta-Roma, la Roma vince una partita di forza, è vero stiamo parlando di calcio comunque d'agosto, anche se la prima partita ufficiale della Roma è la prima partita ufficiale dell'Atalanta, sicuramente l'Atalanta non è al top della condizione così come non lo è la Roma, intanto molto bene con la Roma, ha fatto un bel gol, con veramente un gol di furbizia, bello, pulito. L'Atalanta che mi dà la sensazione di essere più o meno come l'anno scorso, cioè una squadra che corre tantissimo, che fa tanto fumo, ma poche volte porta a casa l'arrosto, nel senso che per creare una palla gol nitida c'è bisogno di quattro azioni l'Atalanta, mentre la Roma con due passaggi si trova in contropiede e poteva avere occasioni. L'Atalanta gioca bene, ma dubito che potrà fare un campionato come quello dell'anno scorso, semplicemente per il fatto che avrà l'Europa League, è difficile ripetersi, ha dato via tanti giocatori e dubito che le energie con cui giocherà la stagione che viene basteranno per tutte le partite. Per cui l'Atalanta secondo me farà un ottimo campionato, nella partita secca darà fastidio a chiunque, ma dubito la potremo vedere in alto in classifica, anche se ovviamente spero sempre di sbagliarmi. Le partite della sera, Bologna-Torino 1-1. Qui è clamoroso quello che è successo nel finale, veramente pazzesco l'errore dell'arbitro, un errore incredibile, un errore incredibile. Praticamente sull'1-1 siamo parlati, a parte che a me il Torino non è dispiaciuto, è palesemente fuori forma, ma le idee ce le ha giuste, secondo me il Torino potrebbe fare bene quest'anno, veramente bene, non mi stupirei di vedere un Torino in Europa. Detto ciò, vedo, c'è l'azione. Rincon stoppa il pallone, interviene il giocatore del Bologna buttando il pallone all'indietro, Belotti sta per scartare Mirante, dal pallone dietro, in quel momento l'arbitro fischia e dà fuorigioco. Tanto mentre il pallone arriva, l'arbitro ha già fischiato, gli Aic segna porta vuoto, ma la palla ce l'aveva a Torino. Interviene dopo un quarto d'ora la VAR, praticamente è stato fermo tantissimo, e si scopre praticamente che il fuorigioco non è fuorigioco. Massa invece che dare la scodellata magari al Torino, dalla scodellata a Mirante così senza alcun motivo. Bah, spiegheranno sicuramente meglio di me questa cosa, ma secondo me è un errore davvero, davvero, davvero grave. Lazio-Spal è finita 0-0, la Lazio, parliamoci chiaro, come ho detto settimana scorsa, dopo la Supercoppa, la Supercoppa gli ha portato via tante energie, soprattutto tanti stimoli. Diciamo che la Lazio con la vittoria in Supercoppa gli ha portato forse la stagione già a posto così, nel senso che adesso giocheranno i derby alla morte. Ma non hanno più forse l'interesse di andare a 3000 all'ora e sono partiti un po' molli con la spalla e quando poi hanno cercato di accelerare è stata difficile rimettersi in partita. Sassuolo-Genoa è finita 0-0, brutta partita, sinceramente poche occasioni, un pochino più del Genoa, ma partita onestamente povera di occasioni. Udinese-Chievo invece è finita 2-1 per il Chievo che spugna la Dacia Arena, Chievo in vantaggio, raggiunta poi da Tero ma poi di nuovo rete del Chievo che porta a casa 3 punti per iniziare bene la stagione. Le squadre di Marandi di solito partono bene, poi una volta salve magari calano un po' di intensità, però hanno sempre la tendenza a partire molto bene. Vince la Sampdoria in casa 2-1 sul Benevento, Benevento che era passato in vantaggio, primo gol in Serie A per la squadra campana, ma poi la Sampdoria è riuscita a ribaltare il risultato con gol di Quagliarella, anche lì richiesto il VAR,
con Quagliarella poi gol regolare, perché effettivamente la posizione di Quaglia era regolare, e la Sampdoria che dunque porta a casa i primi 3 punti della stagione. Veniamo alle due milanesi, il Crotone perde 0-3 col Milan, una partita che dopo 2 minuti era già finita, perché dopo 2 minuti steso il giocatore, è stato steso Cutrone davanti al portiere, calcio di rigore ed espulsione. Anche lì espulsione che mi domando, ma c'era bisogno del VAR per capire che era espulsione? Cioè, ha dato fallo normale giallo, poi si è reso conto che era Ceccherini era da rosso, ma lì io credo che qualsiasi arbitro avrebbe buttato fuori senza bisogno neanche di stare lì a vedere il VAR. Misteri della tecnologia, intanto possiamo dire segna che sì, il Milan raddoppia subito dopo con Cutrone e chiude poi i conti con Suso su un Crotone completamente in bambola assolutamente, e poi il Milan che gestisce il secondo tempo. Da segnalare l'unica cosa, il giallo di Bonucci, probabilmente anche inutile su una partita ormai chiusa. E niente, che devo dire, bravo il Milan, ingenuo da tantissimo Ceccherini, perché veramente a quel punto lì fai fare il gol all'avversario, dopo 2 minuti dici è vero, la partita è in salita, però sono in 11 contro 11, invece così. 3 punti assolutamente, partita sicuramente in discesa per il Milan, messa in discesa proprio per questa cavolata clamorosa di Ceccherini. L'Inter invece vince 3-0 con la Fiorentina, prima mezz'ora direi l'Inter ha stradominato, non c'è stata minimamente partita e obiettivamente nulla da dire. Poi dopo la Fiorentina è entrata in partita tardi, la Fiorentina che secondo me non è messa proprio bene, nel senso che è una squadra obiettivamente molto rivoluzionata, eppure è riuscita comunque a tenersi sul 2-0, ha rischiato più di una volta nel secondo tempo di rientrare in partita, ha preso anche un palo clamoroso sul susseguirsi dell'azione del palo, il gol di Perisic che ha chiuso i discorsi. Che devo dire, squadre che sono ancora in rodaggio, tutte della Serie A, e in rodaggio metto anche il VAR in rodaggio, perché diciamo che di questa prima giornata sicuramente secondo me avremo un ricordo non positivo del VAR, perché a Torino il rigore dato al Cagliari c'è, ma è diciamo un po' forzato, però c'è e va bene. A Crotone l'arbitro stava sbagliando a non buttare fuori il giocatore a Ceccherini e si è reso conto dopo che era grazie al VAR l'espulsione era giusta. Però in altri campi il VAR secondo me non è servito e non ha fatto il suo dovere. Ripeto, Verona-Napoli è clamoroso non chiamare fallo sul placcaggio di Koulibaly al portiere. In Inter-Fiorentina sul 2-0, prima della fine del tempo, c'era un rigore secondo me grosso, importante, fallo di Miranda su Simeone, che lì era da VAR, era fallo e rosso. Invece non riesco a capire come abbia fatto l'arbitro che ha visto il VAR a non dare quel fallo lì. Come non riesco a capire ancora adesso quello che è successo in Bologna-Torino. E già sono già dovuto intervenire con lo speaker a fine primo tempo dicendo che la VAR non funzionava. E poi quello che è successo è dell'incredibile. Cioè la palla data indietro da un difensore, presa da Belotti, che scarta Mirante, che la riprende, il pallone ritorna a Belotti, che la dà dentro, fischia l'arbitro, tira via, c'è porta vuota, gol, e la fai riprendere con una scodellata al Bologna. Sinceramente questo non ha assolutamente senso. Che vi devo dire, la classifica ovviamente non la leggo neanche, tanto la prima giornata, non leggo neanche la classifica marcatori, è solo da segnalare la doppietta di Cardi che è l'unico capocannoniere di questo torneo per ora. Settimana prossima si replica di nuovo, saremo di nuovo qua ovviamente a commentare, intanto non mi resta che salutarvi e augurarvi una buonanotte a tutti, una buona settimana a tutti. Ciao!